Ben ritrovati amici di Cilento Channel, un nuovo appuntamento della rubrica Nutrizione e Benessere. Settimana scorsa abbiamo parlato della corretta alimentazione per il ritorno al lavoro degli italiani e il rientro a scuola dei ragazzi, una cosa tipica di questo mese di settembre, ma settembre in effetti è anche un po' il mese del cambio di stagione. Si viene, come detto, da un periodo estivo in cui magari l'alimentazione è stata meno accorta, quindi un po' più squilibrata, e ci sono anche delle variazioni di temperatura. All'esterno ancora fa caldo rispetto magari agli interni, che vengono ancora refrigerati in maniera artificiale. Tutto questo può comportare, soprattutto in quei soggetti che già normalmente ne soffrono in maniera cronica, il ritorno di quel fastidioso disturbo che comunemente chiamiamo colite. È un qualcosa di abbastanza frequente, colpisce circa il 10-15% della popolazione adulta, soprattutto nei paesi occidentali, nelle aree urbane, ed è un qualcosa che colpisce molto più frequentemente le donne rispetto agli uomini. Come detto, comunemente la chiamiamo colite, in realtà sarebbe più corretto chiamarla sindrome del colon irritabile. Questo perché, oltre al classico sintomo dell'alternanza tra coliche e stitichezza, vi sono molti altri sintomi, tra cui la nausea, il mal di testa, una stanchezza ricorrente, il meteorismo, il gonfiore addominale. Chiaramente la diagnosi va fatta dal medico, anche perché deve saper distinguere ovviamente la colite rispetto ad altre patologie a carico dell'intestino, come può essere la colite ulcerosa o il morbo di Crohn. A livello alimentare, ovviamente, la prima cosa da fare è saper distinguere quali sono gli alimenti che possono scatenare un attacco di colite, e vi sono delle indicazioni alimentari generiche. Però in realtà bisogna anche dire che ognuno, diciamo, ha una sensibilità particolare rispetto a determinati alimenti. Per questo la prima cosa che si consiglia di fare è quella di tenere sempre un diario alimentare. Questo per poter capire quali sono gli alimenti che danno più fastidio e quindi creano una maggiore irritazione a livello intestinale, in modo da poter poi approntare con il supporto di un professionista, ovviamente, un piano alimentare adeguato. Le cause della colite sono diverse, possono essere sia da fattori genetici, quindi una predisposizione a questa sensibilità e alterata motilità della peristalsi intestinale, ma anche dei fattori acquisiti, e possono essere ovviamente la scarsa attività fisica, una dieta scorretta, soprattutto ricca in grassi e povera di fibre, ma anche intolleranze alimentari, il fumo e ovviamente lo stress psico-emotivo. Come detto, tra le varie indicazioni generali alimentari troviamo sicuramente quella di fare dei pasti leggeri e anche frequenti, bere molta acqua, almeno 2 litri di acqua naturale al giorno, masticare lentamente. E mentre tra gli alimenti che classicamente, diciamo, danno una maggiore irritazione a livello intestinale, troviamo sicuramente le bevande gassate, la caffeina, il cioccolato, gli zuccheri. L'importante è ovviamente riuscire anche, come dicevamo prima, a capire quali sono gli alimenti che danno un maggior fastidio e, soprattutto nella fase non sintomatica, cambiare la propria dieta, riuscendo anche ad introdurre una giusta quantità di fibre in maniera progressiva fino ad raggiungere i 30 grammi al giorno. Questo per, diciamo, ristabilire la corretta peristalsi intestinale, prediligendo però quelle fibre che chiamiamo idrosolubili, cioè quelle che troviamo essenzialmente nella frutta e nella verdura, rispetto invece a quelle insolubili, che sono quelle maggiormente presenti invece nei cereali integrali e nei legumi. In linea generale, al di là delle sensibilità, quindi della suscettibilità intestinale di ognuno, che come detto va vista di volta in volta e quindi approfondita sempre con il professionista, possiamo dire che tra gli alimenti sicuramente sconsigliati per la colite
rientrano le verdure a fusto o a foglia larga, la frutta troppo matura, le marmellate, gli zuccheri, i cibi troppo elaborati, molto grassi, fritti, formaggi stagionati, il latte, tutto quello che è molto caldo, molto freddo, soprattutto anche gli alimenti congelati e poi scongelati o mal conservati. Mentre tra gli alimenti consigliati troviamo sicuramente il pane, la pasta, i cracker, nella versione ovviamente non integrale, il pesce. Almeno 3 volte a settimana, la carne rossa o bianca, prediligendo essenzialmente la carne bianca, quindi pollo, tacchino, il tutto sempre preparato in maniera con dei metodi di cottura anche molto semplici, alla griglia, al vapore, alla bollitura. E ovviamente possiamo anche dire che altri alimenti da consigliare possono essere lo yogurt, a cui magari abbinare anche dei probiotici proprio per cercare di migliorare e quindi ridurre la disbiosi intestinale. Per concludere, possiamo dire che negli ultimi anni sta trovando molto successo nel ridurre la sintomatologia della colite il protocollo dietetico o la dieta detta FODMAP. I FODMAP sono dei piccoli carboidrati a catena corta, quindi oligosaccaridi, monosaccaridi o disaccaridi, presenti in determinati alimenti e si è visto attraverso numerosi studi scientifici che la riduzione dell'ingestione di questi alimenti contenenti FODMAP è correlata ad un netto miglioramento della sintomatologia. Chiaramente, essendo un protocollo alimentare, come sempre diciamo, per metterlo in pratica è sempre bene rivolgersi ad un professionista che ci potrà seguire passo passo e quindi realizzare il nostro piano alimentare personalizzato. Bene, come sempre vi ricordo l'indirizzo email per chi volesse scrivere, per fare domande o suggerire argomenti, che può farlo a nutrizionericci@virgilio.it, e vi rimando anche all'articolo che troverete sui social di Cilento Channel, sulla mia pagina Facebook Studio Nutrizione e Benessere. Ciao e alla prossima settimana, sempre su Cilento Channel.